Davide, questo è il classico giro invernale in battello qui a Stoccolma. Certamente, questo è uno, forse il giro più bello che c'è. Si parte proprio dal centro pieno della città, vicinissimi al Grand Hotel, al Palazzo Reale, insomma proprio nel centro pieno, e si fa un giro verso la parte orientale appunto di Stoccolma, nel Mar Baltico diciamo proprio, si entra proprio nel mare pieno. Questo è il Grand Hotel? Esattamente, proprio qui alle nostre spalle. Grand Hotel, famosissimo, è il primo hotel 5 stelle diciamo che viene creato a Stoccolma alla fine dell'Ottocento. È importante soprattutto perché tutti quelli invitati alla cena del premio Nobel appunto alloggiano qui dentro tra il 6 solitamente il 13 di dicembre ogni anno. Davide, siamo adesso fuori dalla città interna, giusto? Esattamente. E quella che ha alle nostre spalle è una delle isole famose per una storia che riguarda l'alcol. Certamente. Si va un po' indietro nel tempo in realtà, si parla degli anni 70 dell'Ottocento, e in quel periodo la municipalità di Stoccolma aveva imposto un monopolio sulla vendita di alcol, quindi non era possibile vendere diciamo alcol come privato. E questo imprenditore molto furbo, che si chiamava Lars Olsson Smith, che è tra l'altro il fondatore di quella che diventerà poi la Absolut Vodka, che è una marca molto famosa, aveva deciso appunto di aprire una piccola vendita proprio di alcolici qui, su quest'isola, su Fjäderholmen. Perché? Perché si trovava proprio appunto appena fuori la municipalità di Stoccolma, e quindi non c'era da pagare questo dazio, cioè, ma si faceva pagare un centesimo di corona per ogni 2,5 litri di alcol. Tanti affari! Parecchi. Bene, stiamo attraversando adesso una zona di mare ghiacciato. È importante dire che questo battello è una spacca ghiaccio, giusto? Sì, esattamente. Innanzitutto hai fatto una buona distinzione, questo è mare. In alcune parti di Stoccolma appunto si divide acqua di mare e acqua di lago. Questo è mare, Mar Baltico già. E questa nave che stiamo percorrendo, questa acqua, è una delle tante spacca ghiaccio che ci sono in centro a Stoccolma. Ed è anche una nave molto vecchia, viene inaugurata nel 1909. Un vaporetto tra l'altro, quindi ce ne sono parecchi insomma in centro a Stoccolma che fanno questi giri sia d'estate che d'inverno. Sono gli unici che possono percorrere queste acque ghiacciate.